Ciao a tutti ragazzi, sono Keto, benvenuti nel canale. Nuovo gioco, nuovo ragazzi, Monster Hunter Online, versione cinese, perché è un'esclusiva per la Cina, quindi ce lo sorbiamo in cinese. Non sappiamo niente, però noi spingiamo un po' tutti i bottoni e vediamo. Ho fatto già un altro PG, sono andato a livello 15-16, giusto per testare il gioco, il server, se funziona. Funziona ragazzi, se volete anche un tutorial come scaricarlo. È facile scaricarlo, è difficile compilare la registrazione perché il sito è tutto in cinese e non sapete cosa compilare in i dati e cose varie. Allora, femmina o maschio, ragazzi, prendo sempre maschio o maschie, cerchiamo di farci noi persone più fighe. Allora c'è anche lo zoom, ragazzi. Il gioco va fluido a 60 fps, però quando registro ha dei cali, poi andiamo in città ha altri cali, quindi ho bloccato il frame rate a 30 frame. Va un po' più lento, però è più stabile, quindi non dovrebbe laggare tanto. Bloccando il frame rate a 30 fps, ho pompato tutta la grafica al massimo. Da giocare a medio basso sono in alto ultra, quindi sono in 1080p a 30 frame, quindi ho sacrificato un po' la fluidità, però ho aumentato tutti i settaggi grafici. Se volete abbassare a medio basso, ragazzi, il gioco va fluido liscio a 60 fps, tranne in città che c'è il casino, ma sapete che tutti i free to play in città sta sempre il casino e lagga, secondo me dà fastidio e mi viene il mal di testa. Lo blocco a 30 e sto bene. Allora abbiamo questa faccia qui, qua un po' più così, un po' più così, un po' più così, 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 così. Facciamo arrabbiato, vai. Io? Sì, questo che ha le sopracciglia grosse. Facciamo più scuro. A metà. A metà, per questo qua. I capelli neri. Sono neri? Sì, sono neri. Io non so i colori, vediamo se c'è versione tipo pelata, è ancora questa, però sembra fratac. Adesso gioco tutto puntato sulla grafica, giochiamo sulla grafica. Quella è i Beatles. Pelata, va, ci siamo, se ha anche gli occhiali, se ha anche gli occhiali, qua possiamo anche scegliere, no, vabbè, va bene così. C'è il costumino. Facciamo questo costumino o questo costumino? Questo costumino, vediamo. Possiamo scegliere celeste, bianco. Non sul grigios. Vediamo, c'è un grigios. Un grigios. Sul nero? Sul nero, vai. E poi, cos'è queste? I trucco agli occhi. No, raga, niente. Devo cercare la barbetta, un po' di barbetta ragazzi, un po' di barbetta, barbettina. Ah, eccola sotto, c'è sotto. Abbiamo solo il pizzetto, c'è solo di sotto, qua anche un po' di baffi, qua Freddie Mercury, qua i baffettini d'Artagnan e qua Barbona. E questo bottone, ragazzi, non lo spingete perché sennò resetta il personaggio. Perfetto. Ok ragazzi, l'ho fatto Luchetto, perché siamo su Luchetto Games. Questo dovrebbe iniziare. Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo creato il nostro personaggio. Prima si era bloccato il gioco, era crashato. Ci siamo. Ci hanno dato un'armatura fighissima della Talos, per chi non conosca il gioco. Siamo da soli. Allora, wild scamming ship. Vabbè, lo so. Sto ripetendo le cose. E lo spazio, la rotolata. E poi gli attacchi con il mouse. Andiamo qua.
mostro ci ha attaccato la nostra aeronave. Stiamo precipitando. Se l'audio è sfasato, è proprio il filmato che ha l'audio sfasato. Adesso è un po' di tutorial, ragazzi, e dura un bel po' il tutorial, una mezz'oretta. Vai Lucchetto, dai, fai il tutorial. Lo Italia, adesso che è in tap. Cazzo des. Parolacce. Vabbè, ci fa vedere cosa dobbiamo fare. Vabbè, ci dà ragazzi la katana, poi possiamo cambiare le armi. Però in questo gioco ragazzi, la katana è proprio facilissima da usare. Già sono morto. Fa altri 4. Sono morti? Tab, ragazzi. Tab alle spalle. Ragazzi, questo è un mostro, mi sa, leggendario, un drago anziano che affronteremo, penso, molto avanti nel gioco. Con Monster Hunter Generation per 3DS, che hanno messo le arti, qua hanno messo l'attacco speciale. Allora, qua devo solo resistere, ho vita infinita. Fa vedere solo il mostro. Ecco qua, la mossa speciale che perforiamo il nostro asso. Abbiamo già la barra spirito al massimo. Vabbè, attacco però. Ma sono invincibili. Non so cosa ci sia scritto, ma dice resisti. Se no dice resisti. Resisti, scappa, vai via. Sto resistendo. Ok. I filmati sono belli, molto spettacolari, e inizia Monster Hunter Online. Spero che si senta abbastanza bene, al massimo dopo abbasso l'audio del gioco, non laghi, non scatta, a me non sta scattando, eh. Adesso siamo diventati dei pezzenti, senza armatura, senza niente, e ci portano i gatti qua. Quindi abbiamo affrontato quel mostro e i gatti ci trasportano in questo villaggio. E sono questa simpatica ragazza. Non possiamo saltare i filmati. Cut. 4 cosa? Spingo il 4? Oh, spingiamo il 4. Stiamo mangiando una bistecca. Sì, devo spingere il 4. Anzi, ragazzi, ho già fatto il tutorial, però a rifarlo e non capire di nuovo tutte le stesse cose è un po' un casino. Allora, qua non si muove più lui. Ok. Dove esci? Ah, c'è la minimappa in alto a destra. Seguiamo la freccia, ecco qua. Ah, ci dice di andare di là. Andiamo di là. Dottore, un po' sti cazzo di ciò. Vabbè, dice spingi, fai. Allora, togliamo la chat. Voilà, mo, sono troppo forti. Vabbè, le piante qua con la Z. Cioè, si interagisce con la Z.
Ragazzi, lo zinogre. Se riesco posso anche dare un sullo zinogre, però se ne parla in gioco avanzato. Non so quando arriveremo, se ci arriveremo, perché se mi annoia prima il gioco, non penso che arriveremo allo zinogre. Ecco, mettiamo lo zinogre. Ah, ci dice pure dove attacca il mostro e quando sfidare. Anche qua ragazzi, vite infinite, come possono sbagliare tante volte. Facciamo l'attacco speciale. Che ci evidenzia gli attacchi del mostro, molto molto da free play. E sfidiamo. Non si muove niente. Ah, tab per riportare la telecamera alle spalle. Non niente. Facciamo un attacco lama spirit, niente, se ne va. Che ragazzi, lo zinogre ci ha fatto cadere da quella rupe e siamo in questo villaggio principale, penso, di questo Monster Hunter Online. So se ci saranno altri villaggi, come è strutturato il sistema di quest abbinato al sistema free to play. Questo sarà il capo del villaggio, una donna. Ok, qua c'ha per parlare, siccome sarà il rosso tra qualche quest. Allora, spingi quello, spingo questo, questo per, allora, per ruotare liberamente il mouse. Vabbè, parliamo già con lei, parliamo già con lei. Ragazzi, va tutto con Z. Clicchiamo sempre dove c'è il fumetto rosso, lo... ed è la quest principale, da quel che ho capito. Cominciamo, una pozione, esperienza e 30 zenni. Quest clear. Andiamo sempre là. Tutto così. Il primo bottone sempre dovrebbe essere accetta. Ci ha dato un'altra quest. Vedete sempre la minimappa, ragazzi, per non sbagliarvi. Questo ci dà una quest secondaria. Dobbiamo andare. Quindi devo spingere la mappa qua. No, spingo qua, ho spinto la mappa, sì. E adesso, quindi se clicco sulla mappa, non si è tolto qua l'indicatore. Dove vado adesso? Questo è tutto il villaggio adesso. Vabbè, lo esploreremo man mano, perché è la prima volta che non ci ho capito, è veramente una mazza. È tutto in cinese, se voi sapete il cinese datemi una mano. Anche qua ho visto che ci sono i gatti che si possono usare, sarà un casino ingaggiarli i gatti. Il crafting si capisce, si sbaglia a craftare, però alla fine riuscite a craftare armi, armature, potenziare tutto. Cosa è questo qua? Qua. E qua. E qua? Sì, vedete, seguite sempre le frecce ragazzi, non sbagliate. Lucchetto, qua, spinge qua. Qua là, spingiamo tutto. Ok ragazzi, vabbè, caricamento che avrò tagliato. Siamo alla scelta già dell'arma, quindi già ci mette nel vivo, nell'azione. Monster Hunter per 3DS ti fa il tutorial, crafting, il raccolto oggetto. Qua subito scegli l'arma, sono tutte gratis, tutte disponibili, come ne metti. Vabbè. Ragazzi, abbiamo spadone, spada lunga, martello, ascia cangiante o spadascia, doppie lame, il corno da caccia, la lancia, no, questa è la lancia fucile, questa è la lancia, quella di sotto,
E spadestino. Ecco quel che non userò io. La balestra, solo una balestra. E l'arco. Ragazzi, o continuiamo con la katana, che è facilissimo qua. Ho il solito spadascia. Siccome uso sempre spadascia, su di ragazzi, andiamo un'arma leggera. La katana. Allora, c'è il fantoccio, sopra in alto abbiamo tutte le combo, quindi clicchiamo, facciamo questo attacco, continuiamo a cliccare, facciamo così. Poi con la E facciamo questo colpo di affondo, questo affondo. Se facciamo E e clic sinistro, mettiamo la lama in alto e quindi combo infinita, cliccando sempre. Poi se clicchiamo tutti e due facciamo il dash, la schivata, e anche con le varie direzioni. A destra, in avanti. Sì, lo sto facendo tutto. Allora, devo attaccare. Ok, se non attacco. Eccoli qua. Ok. E poi abbiamo questo sarà una mossa. E poi lama spirito, quando la katana lampeggia, se vedete l'indicatore sta lampeggiando di bianco, spingiamo tre volte il destro, concateniamo tutta la combo e adesso cambia il colore, adesso è rosso. C'è un po' di combo con la E e adesso di nuovo il massimo, attacco lama spirito, boom, ed è giallo. E può caricare ragazzi fino a tre volte. Con più si carica ragazzi, più la katana diventa potente. È troppo forte, proprio con questo gioco è molto rapido, molto veloce. L'altro lama spirito, voilà, adesso è bella rossa ed è al massimo. Più forte ragazzi non si può, rimane così. Più forte non si può. Adesso vi faccio rivedere le combo. Ragazzi, le combo sono queste. Se avete giocato in Monster Hunter, combo sono quelle, animazioni sono quelle. Niente, usciamo. Questo ci fa scegliere. Ragazzi, lasciamo la katana o spada lunga, vabbè. Questi qua ho già provati, sono filmati. Qua è l'ultimo bottone. Ok ragazzi, adesso ci dà lui una quest. Vediamo un po'. Non so quanto durerà questo video, vabbè, io ragazzi taglierò tutti i caricamenti, un po' di tempi morti. Clear, quindi meno male che sta Clear, che capiamo che abbiamo finito la missione. Esperienza. Altra questa. Non capiamo niente, andiamo avanti. I. Andiamo I. Inventario. Qua abbiamo il pacco sorpresa che abbiamo. Ah, ci dà tutte le armi. Vabbè. Lo sapevamo. Ah, poi clicchiamo qua, abbiamo il menu con tutte le armi, quindi ragazzi possiamo anche cambiare, quindi volendo possiamo mettere di nuovo anche la spadascia o il corno, vabbè, tutto. Abbiamo la inventario, è facile. Adesso parliamo di nuovo con la signorina qua che ci prende, che prima ci ha preso a calci. Dice bravo, hai imparato tutto dal maestro, sono orgoglioso di te, andiamo avanti, dammi esperienza, dammi soldi, adesso vai a spingere la N. Spingiamo la N. Abbiamo queste missioni, con qua il bull drone, due bull drone, il veloci prey, il castoro, che non so il nome, che vi dirò nel prossimo video, e il QQ. Quindi N, altre missioni, va bene, ho fatto. Sono bravo, ho spinto. Adesso di nuovo torniamo sopra. Questa. Ah, ecco, la dama del villaggio, la capa del villaggio, questa è. Benvenuto, cacciatore, caccia per noi, ti diamo tanti soldi, va bene. Caccia sempre di più, più bravo diventerai. Ah, ho anche la freccia in basso per capire dove andare e ci porta sta tizia qua. Z, vai. Benvenuto cacciatore. Vuoi soldi? Dammi soldi. Filmato. In inglese canta però.
o no? Boh, non si capisce. No, è cinese. Ragazzi, la grafica è fatta ma davvero bene, molto curata. Ci sono texture piatte, però il gioco è ricco di dettagli, di cosine varie, per tanti fronzoli per ingolosire l'occhio. Non posso saltare il filmato. Chissà cosa sta cantando, cosa... Qual è la trama di questo Monster Hunter? Un minimo di trama c'è sempre. Ah, ok, devo solo sentirla cantare. Vabbè. Meglio così. Ci dà un'altra quest. M. Oh, prima era N, adesso è M. M è la mappa, quindi abbiamo anche il teletrasporto rapido. E vai che si vola. Ok, ragazzi, abbiamo anche il teletrasporto. M. E poi andiamo dove dobbiamo andare. E ragazzi, facciamo un po' di quest. Andiamo la I. Abbiamo una pozione, un'erba e sarà una bistecca. Una razione. Questa si è messa qua. Questa mi sa che dà sempre quest. Dice bravo, hai fatto il teletrasporto. Grazie, grazie, sono troppo figo. Dice adesso fai quest'altra cosa. Dice vai a parlare con questo tizio qua. Questo c'ha il baule. Quindi sarà la casa oggetti. Sì, sarà la casa oggetti che... Questo Monster Hunter online, dobbiamo parlare con lui. Va bene, spingi qua e la cassa oggetti. Ma zitte! Allora, qua abbiamo tutte le armi di prima che ci ha dato. Abbiamo una pozione, questa è la bomba soporifera, bevanda calda, bevanda fresca, pallapittura... con la flash, la cote e 99 pozioni, giustamente 99, poi ti devi fare il culo. Beh, clicca qua, ah, e ci mette in automatico le cose. No, quindi l'ultimo bottone se la vede lui. Va bene, finito tutto. Ok, questa è la cassa oggetti. Dice bravo, parliamo di nuovo con lei. Dice wow, sei usare la cassa oggetti, sei bravissimo, meriti 100 esperienza e 50 zenni. Wow ragazzi, vabbè, questo è l'episodio tutorial. Devo cliccare sopra. Vediamo. Clicchiamo sopra. Dobbiamo andare di là. Clicchiamo. No, dobbiamo andare di qua. C'è la frecciolina. E qua. Aspetta. Questo è per mangiare sicuro. Vediamo un po' com'è. Non si siede. Non si può ancora mangiare, ragazzi. E no, qua è la bacheca delle missioni. Sì, questa è la bacheca delle missioni, quindi adesso andiamo nelle missioni. Ok, è già la nostra prima caccia, ragazzi. Facciamo che questo video finisce qui e nel prossimo iniziamo un po' a vedere come funziona la caccia questo Monster Hunter online. Ragazzi, l'ho visto, è molto semplice, cioè Monster Hunter facilitato, molto facilitato. Ragazzi, ci fermiamo qua, vediamo se saluta questo qua. Che sono le emoticon, non ce l'hai le emoticon, vediamo. Ragazzi, non lo so come sono le emoticon e alla prossima!